Eccellenza, buongiorno. Nelle settimane scorse abbiamo visto chiudere le chiese e sospendere le messe. Dio è stato subito messo da parte in attesa che l'uomo risolvesse un problema. Eccellenza, che cosa sta succedendo negli uomini di chiesa? C'è sempre il rischio di credere troppo nell'azione dell'uomo e nell'affidarsi all'azione dell'uomo, alle capacità dell'uomo, piuttosto che all'azione divina, piuttosto che all'infinita onnipotenza e misericordia divina. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che mette la sua fiducia nell'uomo e nei mezzi che l'uomo può produrre, nelle azioni che l'uomo può compiere. Certo, anche in quelle è necessario mettere un po' di fiducia, perché altrimenti non sarebbero più ai nostri occhi un segno dell'azione divina, invece lo devono essere. Però maledetto l'uomo che ripone tutta la sua fiducia o la sua prima fiducia nell'azione dell'uomo. Invece beato l'uomo che ripone la sua fiducia in Dio, che si affida davvero all'azione divina. Oh, quanto è necessario che la nostra società riprenda questa convinzione, che la riprendano tutti, ma non possono riprenderla coloro che non credono in Dio, che non credono nella sua misericordia, che non credono nella sua onnipotenza. Coloro che si affidano solo alle cose di quaggiù, alla vita dell'uomo nel mondo, alle cose del mondo. Quindi ecco perché il tempo di Quaresima è anzitutto un tempo di ascolto della parola divina, affinché sia essa ad accendere nel cuore dell'uomo, nella mente e nel cuore dell'uomo, la fede e l'abbandono a Dio e la fiducia totale in Dio. Io spero che queste disposizioni, ecco, non siano state il segno di una trascuratezza di questa verità, che il bene viene tutto da Dio, che Lui solo può compiere e sempre ciò che è bene, ciò che è giusto, ciò che è buono per la vita dell'uomo anche in questo mondo, in attesa ovviamente della vita eterna, della vita senza fine. Buona Quaresima, buon tempo di penitenza, di grazia, di ascolto della parola divina, buon tempo di passaggio dal male, dal peccato, al bene, alla giustizia. Grazie.